Su va via di casa. Oh! C'è una gara di bowling di sopra? No, non è niente. Sei sicura che di sotto non abbiamo portato un elefante, vero? Bisù. Non sono Su! Sono il potente mostro zebrato del pianeta Garg! Bene, non potresti chiedergli di fare un po' più piano? Non riusciamo neanche a sentire i nostri pensieri. Questo era il mostro mamma che ti dice di fare silenzio. E dovresti anche sistemare per bene la tua camera. E mettere in disordine. Bisù, è ora di mettere in ordine. Coraggio, Pock. Ce ne andiamo. Papà! Ah, Su, che cos'era tutto quel fracasso che veniva dalla tua stanza? È così che fanno i mostri. E mettono anche disordine. E adesso questo mostro va in un posto dove può essere un mostro vero. Vado via di casa. Oh, sentirò la tua mancanza, Su. Però assicurati di aver salutato tutti prima di andartene. In fondo, non puoi andartene di casa senza neanche salutare. È vero, hai proprio ragione. Ciao, Su. Sei stato gentile a passare. Entra un momento. Così, bisnonnina, ho pensato che dovevo venire a salutarti. Vuoi andartene di casa, caro? Oh, è un passo molto importante. Spero che in viaggio vorrai portarti dietro qualche cosina per ricordarti di noi. Ah, aspetta solo un istante che cerco il mio rossetto. Questo no. Ecco, Su. Per ricordarti di me ovunque tu possa trovarti. Grazie, bisnonnina. Su. Addio, Su. Anche a te, Pock. Nonna. Oh, ciao, Su. La mamma dice che faccio troppo rumore. Allora ho deciso di andarmene. Sono venuta a salutarti. Oh, beh, mi mancherai tanto, Su. Ma se è questo quello che vuoi, dovrai portare con te qualcosa da mangiare. Non puoi viaggiare affamato. Che ne dici di aiutarmi a preparare i biscotti al cioccolato? Veramente vado un po' di fretta. Sai, credo di poter restare ancora un pochino. Bene, versa qualche goccia di cioccolato e mescola l'impasto. Che riflessi, nonna! Sì. Allora, sei già andato a salutare il nonno? No, non ancora. Però non ti dimenticare, mi raccomando. Il nonno sentirà la tua mancanza. Tanto, e anch'io. Va da lui e vedrai che quando torni qui i biscotti saranno pronti.
Te ne stai andando, allora. Sai, questa casa non sarà più la stessa senza di te. Forza, cerchiamo qualcosa da portarti in viaggio. Tipo cosa? Fai attenzione, nonno. Sto facendo anch'io un po' troppo rumore. Non tanto quanto ne facevo io. Ah, finalmente il mio vecchio zaino. Ce l'ho da quando avevo la tua stessa età, Zu. È un po' puzzolente. Sì, me lo portavo dietro quando andavo a pesca. La mia vecchia bussola. Questa ti sarà molto utile. Bello. Guarda, questo è il nord e questo il sud. Per tornare a casa ti basterà seguire l'ago della bussola a sud. Nel caso in cui decidessi di voler tornare a casa, si intende? La mia fedele torcia. Ne avrai bisogno quando farà buio, così potrai trovare un posto in cui dormire. Un posto in cui dormire? E a proposito di dormire, ta-da! La mia fedele amaca. Ecco qua. Perfetta per schiacciare un pisolino. O forse no, a seconda dei casi. Ecco fatto, uno zaino di biscotti al cioccolato per il viaggio. Squisiti. Ciao ciao, nonna. Ciao, nonno. Ciao, mamma. Ciao, papà. Stammi bene, Su. E fai attenzione. Ci mancherai, Bisù. Sì, io ora... Sì. Ciao. Prendere. Sì, la casa è a sud, proprio come ha detto il nonno. Zu! Oh, ciao, Elsie! Cosa stai facendo? Niente di che. Sto solo decidendo che strada prendere. Per andare dove? Vado via da casa, quindi devo controllare la mia bussola. Via da casa? Tua mamma e tuo papà lo sanno? Certo! Hanno detto che faccio troppo rumore. Perciò me ne vado. Non sei andato molto lontano. Per ora no. Stavo solo per mangiare un biscotto che ha fatto la nonna prima di avviarmi. Ne vuoi uno? Sì, grazie. Comincio a fare buio. Non avrei mica paura, vero? Io? No, di certo. Non posso ritornare. La mia camera è ancora in disordine. Ma adesso non stai facendo rumore. No. Ti aiuto a mettere in ordine la camera. Beh, non è una brutta idea. Sei tornato! Sì! E anche il potentissimo mostro del pianeta Gar! Elsie, è ora di cena! Devo andare, grazie dell'invito! Non lo sapevamo neanche! Zu, sono contenta che hai deciso di restare. Sì, lo sono anch'io. Una cena davvero buonissima, grazie. Zu, che cosa avresti mangiato se fossi andato via da casa? Oh, qualche biscottino al cioccolato della nonna. E le rocce! Ai mostri piacciono tanto le rocce per cena.